Mio va, Oscar, Durst, non sapete quanto mi diverto. Allora, ah, di chi è questa fotografia? Fenomenale. Allora, da professoressa. Ah, della più giovane. Ah, c'è un tocco cirillico, infatti. Allora, Chica, The Dog from the Ghetto, per aver raccontato il dramma della persecuzione nazista con leggerezza e profondità narrativa, utilizzando un linguaggio adatto a un pubblico giovane e con un registro antiretorico. Per chi non l'avesse visto, è il film dei rifugiati, appunto, del ghetto, che sono costretti a disfarsi del cane per cercare di salvarsi, insomma, dalla persecuzione nazista. Vediamo cosa mi date adesso. Allora, articolo 3, per il miglior film di impegno sociale, il premio va... Non avevo dubbi, Il potere dell'oro rosso, perché che colpa ne ho se il cuore non zingare qua. La migliore attrice. No, no, vabbè, diamo alle signore per la precedenza. Non c'è scritto ormai. Anna Garcia per Lila. Lila era il corto che mischiava appunto animazione e fiction della ragazza che voleva raddrizzare le cose che vedeva storte in giro per la città, con la bellezza e con la poesia. Miglior attore. Qui sono veramente curioso, anche se un mezzo sospetto ce l'ho. E invece no, mi sorpreso, perché è Alex Hafner per il corto Little Samuel, la storia dell'artificiere che sminava appunto che in Afghanistan, giusto? Sì. Miglior regia. Cioè, è stato proprio efficiente, anche la chiusura delle buste. Ok. The Shop, la storia del macellaio ebreo che va a lavorare in una macelleria a Laia, vedo che questi sono dei sostenitori. Miglior film di animazione, Light Side, il film iraniano, quello del pupazzo nella stanza della luce, esattamente. Anche questo dei sostenitori. Poi, secondo premio della giuria per la sezione fiction, The Shop. E i suoi, ovviamente, miglior film fiction. Poi io vi darò il premio del pubblico perché lo so. Adesso Mundus de Silenzio, questo scommetto che tu hai premuto un po' per questo, no? No, assolutamente no. Posso dire cosa ci ha colpito? Sì, allora, ci ha colpito una bella storia, con una regia e una fotografia di alto livello, anche il montaggio, e il corto che secondo noi meglio di tutti dà l'idea del cinema finito, completo. Secondo noi basta dilatare la storia e diventa un bel film, e quindi insomma era completo. Sì. E il premio del pubblico, quindi il premio di chi è venuto in queste serate, parzialmente anche di chi c'è stasera e di chi è venuto nelle serate precedenti, ancora una volta è per The Shop, che quindi fa, evidentemente c'è chi applaude di esserci stato anche la sera in cui lo ha votato, che fa un bel pieno di premi, ma lo ha meritato perché alla fine era un film divertente, delizioso da molti punti di vista e che ha meritato quello che gli è stato dato. Del resto, noi non conosciamo nessuno degli autori, non abbiamo voluto aiutare nessuno degli autori, quindi chi è stato premiato perché in qualche modo ha colpito. Io voglio ringraziare voi che coraggiosamente siete stati qui stasera a dispetto di altri impegni che potevano esserci e chi c'è stato nelle serate precedenti. Poi voglio ringraziare Antonio D'Angelo per la collaborazione tecnica e Giusy Viggiani per i conteggi.
gli ospiti di questa sera, quindi gli amici del centro di salute mentale che sono stati penalizzati, e io mi scuso ancora per la penalizzazione, William Mussini, Matteo Blanco, Francesco Vitale, che sappiamo perché si chiama Vitale. Gli altri ospiti delle serate, non quelli di ieri sera, e per motivi che non voglio riferire in questa sede, ma che poi riferirò quando andremo a berci qualcosa più tardi. Daniela Popescu, che è stata con noi tutte le serate, abbiamo adottato in qualità di nipotina. Barbara Marmarella, che speriamo anche di poter rifrequentare nel prossimo futuro per altre nuove iniziative. A te Tati Pugliese e Tati Mazziere. Stefano Rinaldi. E Matteo Patavino, con il quale ci siamo sempre sentiti su Facebook e che ho avuto il piacere finalmente di incontrare, di conoscere e di, quindi di col quale completare la conoscenza non solo di artista e di entità cibernetica, ma anche e soprattutto in qualità di intellettuale, di amante e conoscitore delle arti, e anche con lui spero naturalmente che le esperienze si possano ripetere. Grazie a tutti ancora. Grazie, generoso pubblico, buonanotte e speriamo di rivederci alla 16ª edizione. Ciao!